E in questa pagina dedicata ai ricordi vogliamo ripercorrere la visita che il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, ha compiuto in Casa Sollievo lo scorso 22 dicembre per inaugurare e benedire tre nuove unità operative dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, ovvero i nuovi reparti di pronto soccorso, il centro trapianti di cellule staminali emopoietiche e geriatria subintensiva, accompagnato dal presidente dell'Opera Padre Franco Moscone, dal direttore generale Michele Giuliani e dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Tre unità operative che potenzieranno ulteriormente le attività di Casa Sollievo della Sofferenza con nuovi posti letto e nuove prestazioni. Il nuovo pronto soccorso ha tre ambulatori visita, un'area dedicata all'osservazione breve intensiva con 9 posti letto e qui saranno assistiti i pazienti che non necessitano di ricovero immediato ma di una terapia con osservazione per un approfondimento diagnostico. Il nuovo centro trapianti di cellule staminali emopoietiche è stato progettato secondo gli standard più innovativi per garantire un comfort eccellente. Infine, nuovi ambienti che ospiteranno la geriatria subintensiva con una zona di isolamento con 8 stanze di degenza per complessivi 10 posti letto di terapia subintensiva. Qui vediamo le immagini del cardinale che saluta le suore di Casa Sollievo della Sofferenza, tra di loro anche Suor Cristina che è stata con noi fino adesso. Questo è l'ingresso in Casa Sollievo e questo è stato proprio il momento in cui viene tagliato il nastro per benedire questi nuovi reparti. Allora, vediamo subito questo video che ci mostra proprio questo momento. Questo è l'applauso del personale di Casa Sollievo che ha accolto questa visita e il Cardinal Parolin poi ai microfoni ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ascoltiamo intanto cosa dice appena terminata la visita. Ascoltiamolo insieme. Sono molto contento di questa giornata in cui ho potuto, come dire, sperimentare la realtà di Casa Sollievo della Sofferenza. Ero stato altre volte, molto poche, due volte, a San Giovanni Rotondo, ma questa volta c'è stato questo incontro anche con tutto il personale, con alcuni pazienti e quindi la possibilità di vedere anche queste nuove opere. Quindi direi che il risultato è molto positivo, almeno dal mio punto di vista. Tant'è che il cardinale al suo messaggio, al termine della visita, al messaggio poi di auguri al personale di Casa Sollievo della Sofferenza e agli ammalati ricoverati, ha ribadito che non faranno mancare il loro sostegno a questa importante opera che è appunto Casa Sollievo della Sofferenza. Approfittando della visita del segretario di Stato Vaticano qui appunto in Casa Sollievo e pensando soprattutto al momento difficile che ancora stiamo vivendo per quanto riguarda la pandemia, abbiamo chiesto al Cardinale un pensiero anche sull'importanza di dare accesso ai vaccini a quanti paesi poveri nel mondo ancora faticano ad avere. Ascoltiamo la sua risposta. Eminenza, stiamo vivendo ancora un momento difficile a causa della pandemia. Gli ospedali sono diventati il simbolo di questa lotta, ma è vero che, come ci ricorda Papa Francesco, senza uno sforzo comune e una coscienza collettiva, nessuno si salva da solo. E penso a quelli che dubitano della scienza, ma penso soprattutto anche ai paesi che non hanno ancora accesso ai vaccini. Sì, io credo che questo è uno dei punti più delicati, e cioè il fatto che oggi ci sono tanti paesi, ecco, che non hanno ancora avuto la possibilità di avere i vaccini per diciamo, vaccinare la popolazione. E diventa anche, mi pare, almeno da quello che ho sentito dire dagli esperti, dai tecnici, anche una condizione, questa vaccinazione diciamo, generale, per vincere e superare la pandemia. Io credo che anche qui, come il Papa ci ricorda continuamente, c'è bisogno di un grande sforzo di solidarietà, ecco, sentire veramente questo senso della fraternità, per cui ci prendiamo cura
di chi è nel bisogno, ecco, e non guardiamo dall'altra parte, no? Ecco, quindi io credo che la situazione attuale diventa proprio un invito, e io vorrei che anche questa visita fosse interpretata in questo senso, proprio a prendersi cura gli uni degli altri. L'importanza di prendersi cura, come Papa Francesco più volte ci ha ribadito, gli uni degli altri. Abbiamo incontrato anche in quella occasione il direttore generale di Casa Sollievo, Michele Giuliani, e anche a lui abbiamo chiesto un pensiero su questa giornata importante vissuta da Casa Sollievo. Oggi è un segnale, la presenza del Cardinale Parolin è un segnale di vicinanza e di affetto nei nostri riguardi, ma anche la presenza del Presidente Emiliano indica di quanto ci sia consapevolezza dalla parte delle istituzioni verso Casa Sollievo. Casa Sollievo è una realtà fondamentale per questo territorio, sia per soddisfare i bisogni di salute della gente, ma anche per il volano socio-economico che rappresenta. E stiamo discutendo proprio con gli organi regionali del prossimo futuro, già dal 2022, perché dobbiamo fare ancora di più, perché siamo tra le realtà che possono alzare l'indice di complessità, quindi siamo tra gli ospedali che possono trattare patologie sempre più complesse, e questo va sicuramente concordato e pianificato insieme alle istituzioni. Casa Sollievo è un gioiello per la Chiesa Cattolica e per la sanità pubblica, queste le parole di Padre Franco Moscone, presidente dell'Opera di San Pio, arcivescovo della nostra diocesi. Ascoltiamo quello che lui ha detto. È una meravigliosa creatura che è cresciuta e che continua a crescere. E le tre inaugurazioni di questa mattina, di tre reparti meravigliosi, che dicono le possibilità e il futuro, garantiscono la verità delle parole di Padre Pio di 65 anni fa, parole che continuano ad essere autentiche e sono forviere di un futuro. Eminenza, nel lasciarle la parola, le dico che Casa Sollievo è veramente un gioiello per la Chiesa Cattolica ed è un gioiello per la sanità pubblica di questo territorio, della Puglia e del nostro Gargano, che ha avuto il Padre Pio un figlio emerito e che lo ha reso più bello di quanto naturalmente non lo sia già. E come ricordavamo in apertura, presente anche a questa visita per appunto inaugurare queste tre nuove unità operative di Casa Sollievo della Sofferenza, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Ascoltiamo anche le sue parole. È un momento di grande commozione, di grande felicità per me, perché abbiamo dimostrato, credo innanzitutto a noi stessi, di essere un pezzo indispensabile della sanità pubblica italiana e di avere saputo fronteggiare situazioni difficili in fratellanza, in piena consapevolezza dell'importanza e del ruolo di questo straordinario ospedale, di questa straordinaria comunità, senza della quale la sanità pugliese sarebbe molto più debole e molto meno attrezzata. Voi siete... Il Cardinal Parolin, ovviamente, nel messaggio d'auguri fatto appunto al termine della visita al Pronao, lì appunto dove avete visto queste ultime immagini, ha portato i saluti di Papa Francesco dicendo: vi porto naturalmente il saluto del Papa, e come lui fece nel mese di luglio da quella finestra del Policlinico Gemelli, vorrei affermare anch'io qui l'impegno della Santa Sede nelle sue varie espressioni, perché le strutture della sanità cattolica e questo ospedale in particolare possano continuare ad essere quello che sono sempre state. Casa Sollievo ha un grande passato, ma soprattutto un grande futuro al servizio della popolazione di questa regione e delle regioni limitrofe. E vorrei quindi esprimere da parte mia e da parte della Santa Sede l'impegno ad appoggiare questo ospedale in tutte le maniere possibili. Sicuramente una visita di speranza e
soprattutto appunto, come dicevamo prima, in un tempo in cui gli ospedali sono diventati davvero il simbolo di questa lotta alla pandemia, e quindi è sempre importante davvero tornare a ringraziare tutto il personale sanitario che ci ha difeso, ancora ci sta difendendo da questa terribile minaccia, da questo terribile nemico, perché a volte il rischio è che magari, spenti poi i riflettori sull'emergenza iniziale, si dimentichi davvero il tanto lavoro che medici, infermieri e tutto il personale di tutti gli ospedali d'Italia stanno continuando a fare proprio per proteggere la nostra salute. Quindi davvero lo sforzo comune di cui parlavamo prima, la coscienza collettiva, è indispensabile per combattere questo difficile momento che stiamo ancora vivendo, per guardare al 2022 con più fiducia e con più speranza. Da parte mia l'augurio a tutti quanti medici, infermieri e personale sanitario di tutti gli ospedali d'Italia per un 2022 davvero pieno di speranza, pieno di cose belle.